Allora, perfetti, perfetti, perfetto. Oggi una grande partita, come d'altra parte tutti si attendevano da te, perché stai attraversando un periodo di forma notevole, però più difficile del previsto per arrivare a questo gol di Coco. Ma Enrico, io non ho visto mai partite facili, dico la verità. Questo campionato io dico che non ci ha regalato niente nessuno. Quello che ci siamo guadagnati, anzi, se dobbiamo essere proprio precisi, ci hanno tolto voi, magari con qualche rigore sbagliato. Esatto. Questo lo dico io. Esatto, quindi la soddisfazione è doppia, tanto sacrificio, abbiamo lavorato bene tutto l'anno. Voi, ritornando alla partita di oggi, siete partiti forte per cercare di risolvere subito, sì. Poi siete un po' calati, poi nel secondo tempo avete pressato di nuovo e avete trovato il gol con Couco. Forse l'unico errore della difesa loro. Sì, dai, diciamo che volevamo sbloccarla subito e invece non ci siamo riusciti, è stata più dura del previsto. Dovevamo stare calmi a trovare la giocata giusta per bucarli. Ma la vostra la convinzione è rimasta sempre che prima o poi avreste... Sì, ci abbiamo sempre creduto fino alla fine. Quattro campionati, due promozioni, no? Due playoff, uno vinto, più di così, e oggi un grandissimo punto. L'avresti mai creduto? Tu una domanda fai a me. Diciamo sì, perché hai sempre... diciamo che il tuo è stato un trend sempre molto alto, per cui prima o poi poteva arrivare anche la soddisfazione, ma è chiaro, vincere un campionato di Serie D è una cosa molto complicata, per cui no, fino alla fine, fino al gol di Coco. Non ci credo, ancora non ci credo, domani me ne renderò conto probabilmente. Abbiamo lavorato tantissimo per questo, è una vittoria del mister, è una vittoria di una persona che ho voluto fortissimamente. Lo sappiamo. È una persona sulla quale ho sempre creduto nella correttezza di quest'uomo e nella correttezza di tutta la squadra. Io credo che... Hai pianto? Hai pianto? Sì, sì, si vede che la faccia ce l'hai un po' acciaccata. Come un vitello pianto, sono tre notti che non dormo, la tensione per me era altissima, ho cercato di non trasmetterla per quanto possibile, però guardati intorno... È bellissimo, è bellissimo. Io ho visto diverse promozioni, ma così festeggiata come quella di oggi, pubblico, sole, risultato, imbattibilità, c'è tutto. Guarda, non so che dirti, abbiamo battuto ogni record, probabilmente siamo andati anche oltre noi stessi, ma ci siamo andati con il grande cuore di questa squadra, di questa città e con il grande cuore del mister. Forse qualcosa ho fatto anch'io. Ora c'è un impegno notevole, no? un campionato professionistico che comporta un impegno notevole. Tu hai detto pubblicamente che resterai alla guida della Maceratese qualche tempo fa. Guarda, io sto lavorando da tempo per questa cosa e sai che tutto il mio lavoro è fatto di progettazione, perché non si manda una squadra in Lega Pro con i soldi nostri, con le capacità nostre, col lavoro di tutti. Ci siamo andati con le capacità di tutti, con la voglia di fare. Adesso francamente... Ribadisci il tuo impegno. Intanto mi prendo 20 giorni di ferie, questo te lo garantisco. Vabbè, no, tu ribadisci, vai in ferie, ma devi ribadire il tuo impegno. Lo sai che riparto da qui. Ok, riparto da qui, grazie, ciao. Cosa succede il prossimo anno? Non lo so, il 30 giugno scade il contratto. Tu resteresti volentieri a Maceratese? Sì, io mi sono trovato bene quest'anno, non lo so, poi dipende... E i tifosi bene con te, la società, quindi... Sì, sì, infatti ringrazio... Un matrimonio da ringrazio tutti. Pari. Sì, ringrazio tutti, un'annata sicuramente che ricorderò per sempre. Ma grazie al mister, diciamo, ho imparato un ruolo nuovo, o meglio, sto imparando un ruolo nuovo. Beh, è importante per un giovane. Sì, sì, è solo una cosa in più che può aggiungere il mio repertorio. Noi non molliamo, non è perché abbiamo vinto... Questo sarebbe un bel record. Sì, sì, no, noi non stacchiamo niente, questa settimana lavoriamo come nelle altre passate perché abbiamo un obiettivo in testa, quello di rimanere imbattuti. E quindi continuiamo con questa strada e speriamo di farcela. Un orgoglio essere il sindaco di Macerata in questo momento. La città è ritornata in Serie C e il primo ringraziamento va a Mariella Tardella che ha riportato la Maceratese tra i professionisti. È un'impresa grandissima che gli va riconosciuta grazie al suo impegno, alla sua caparbietà e a quello che ha saputo dimostrare in questi anni. Un applauso incredibile al primo degli artefici accanto a Mariella, che è stato Giuseppe Magi, e a tutto lo staff tecnico. Io credo che oggi la città sia ritornata al futuro, ai 40 anni fa, quando
insomma, io con mio padre eri appena nato. Ero, vabbè, a Perugia ci sono andato e qualche altra soddisfazione l'abbiamo presa. A Perugia mica tanto quella soddisfazione. No, vabbè, dopo successivamente naturalmente. Certo, sì. E, no, è chiaro che la città e l'amministrazione deve prendersi questo impegno. Noi abbiamo già fatto un computo dell'impegno economico che avremo, che assomma circa 500.000 euro, gli interventi sono già stati individuati, occorre ora individuare la fonte. Crediamo di poter trovare, prima ancora del bilancio, anche se non è una certezza, dobbiamo verificarlo, queste somme, dobbiamo cercare di essere veloci e soprattutto tempestivi. Io credo che Macerata avrà il suo impianto pronto, speriamo per l'inizio del campionato, ma in ogni caso con la volontà e con la decisione di realizzarlo. Belkaid, tu l'ultima fase di questo campionato l'hai vissuto un po' in panchina, diciamo, io dico un po' anche al di sotto dei tuoi meriti, ma queste sono state scelte dell'allenatore, però a me ha sempre colpito una cosa, cioè la tua presenza morale nel gruppo, perché ti ho visto ad esempio a San Benedetto andare a recuperare i palloni quando la Macedonia era in svantaggio, ti ho visto associarti sempre ai festeggiamenti di fine partita come titolare. Ma quando si fa parte di un gruppo bisogna essere così, anche perché siamo senza il gruppo non si arriva a certi traguardi, quindi sia che quanto sono stato chiamato in causa ho sempre dato il 100%, sia anche quando non sono chiamato in causa ho sempre dato il 100% di me stesso fuori dal campo aiutando i miei compagni, perché alla fine quando si vince tutti insieme. Per me giocare una partita o giocarne 30 per me non fa nessuna differenza. L'importante è aver portato Macerata dove merita e sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo. Okay. Sarebbe davvero bello di rimanere qui. Poi ho trovato un gruppo fantastico, non penso che ritroverò più un gruppo del genere. Vabbè, ma voi siete giovani, parlavo prima con D'Alessio, parlavo con De Grazia. Rivivrete sicuramente queste emozioni che potranno essere vissute, però io ripeto, il gruppo che si è venuto a creare qui a Macerata, questa squadra, è qualcosa di straordinario. Quanti campionati hai vinto? Io conto come il quarto. Questo è il quarto campionato? Sì, sì, forse uno dei più belli? Sì, senza dubbio, perché io penso che nella storia del calcio fare 33 partite e 0 sconfitte, secondo me non succede quasi mai. Cioè, pare che sia successo in 60 anni 6 volte. Quindi è una cosa fuori dal normale. Sì. Fuori dal normale. Infatti, guarda, credimi, sono senza parole. Anche non so veramente che dire, perché è uno spettacolo clamoroso. Harry Marini, afflitto dalla pubalgia, però questo non ti ha impedito di essere sempre presente in queste ultime partite. E con la possibilità di concludere. Sì, ma nonostante la pubalgia avevo un affaticamento muscolare che domenica sono uscito per questo. Ho fatto di tutto, non volevo mancare per questa. Sennò tu mi dicesti che vedevi le fotografie nell'archivio della Maceratese. Oggi è stato bello. E come l'hai viste sostanzialmente oggi, in quei tempi? Oggi è stato bello e quindi, come ti dicevo prima, non è mai facile, perché poi c'è sempre un avversario che va rispettato e ti può mettere in difficoltà. Abbiamo provato a partire subito forte, non siamo riusciti a far gol, chiaramente un po' dopo la voglia di farlo aumenta, non è facile. Poi gol di Coco è stato liberatorio e credo abbiamo messo una ciliegina a un campionato stratosferico. E poi quel Libe lì davanti, cioè, ce lo ricordiamo quando debuttò nella partita di andata ad Agnone, insomma è sempre un giocatore molto fisico, no, da tenere sotto controllo. No, ma poi quando devi vincere per forza non è mai facile. Credo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, speravamo di soffrire meno, ma eravamo consapevoli che c'era da soffrire anche oggi, che è un anno che soffriamo e ce le studiamo le vittorie. È arrivata la notizia del pareggio del Fano? Sì, è arrivata, ma poi come tanto non ci avete pensato? No, perché tanto nel calcio le cose cambiano a distanza di minuti. Sono cambiate. Noi siamo andati dritto per la nostra strada, ma come abbiamo fatto in tutto questo anno, anzi, tante volte ci siamo fatti scivolare addosso, no, la Maceratese arriverà in fondo, arriva corta, non c'ha. Noi abbiamo guardato solo ed esclusivamente in casa nostra
e credo una squadra che vince un campionato ad oggi senza mai perdere una partita, c'è da togliersi il cappello e fargli solo complimenti. A tal proposito rimane l'ultimo appuntamento di Giulianova, tu sei, anche tu hai vinto un campionato, sì, con il Giulianova, là dovete difendere lo scalpo della imbattibilità. Là proveremo a difendere questo record in un campo difficile dove comunque loro vorranno fare bella figura, però oggi godiamoci il ritorno della Maceratese nei professionisti. Ok, ciao, grazie. Coco, il gol domenica e il gol oggi, credo che tu hai concluso in maniera splendida questo campionato, sì, fermo, sì, restando l'appendice di Giulianova. È andata bene, dai. Segnare prima cosa a San Benedetto e segnare il gol vittorio oggi è fantastico, cioè... È stato liberatore. Che cosa hai provato in quel momento? Non te lo so, di emozione. Tu è la prima volta che vinci un campionato in Italia, sì, è la prima di volta Serie D. Eccellenza l'ho vinta, però questo è più importante. Oggi è stato uno spettacolo, sì, questo, sì. No? Sì. Che ha insistito sul fatto che tu è merito tuo e che lei si è presa il merito, che è giusto, di averti voluto fortemente. Sì, credo che quando si raggiungono certi obiettivi e certi risultati come abbiamo fatto noi quest'anno, non è il lavoro di una persona sola, è troppo difficile far coincidere tutti i pezzi del puzzle, quindi io credo che la Maceratese quest'anno abbia fatto un ottimo lavoro sia dentro il campo che fuori. Beh, direi molto anche dentro il campo, perché no, lo spogliatoio è stato fondamentale, questa voglia sempre di recupero anche nei momenti più difficili. Ricordiamo il Matelica a casa, ricordiamo altre partite, sì. Recuperate in extremis per far prendere le coliche di fegato al tuo collega Alessandrini. Ma io credo che questa squadra abbia superato i propri limiti e questo gli fa merito, perché spesso e volentieri ci si nasconde, no? Ho sbagliato un rigore, potevo vincere, sull'episodio, e invece noi non ci siamo fermati sull'episodio negativo, ci siamo voluti mettere in discussione fino alla fine, tant'è vero che alcune partite le abbiamo vinte oltre il 90esimo avendo sbagliato rigori, avendo sbagliato gol, quindi questo è forse il segreto. Di adesso, la prossima partita c'è l'imbattibilità, dobbiamo essere bravi a non farci prendere o a buttare il nostro lavoro. Poi se Giuliano ha preso la partita, assolutamente no, perché ci batterà. Mi pare che i 60 anni sono 6 squadre siano riuscite, infatti, no? Ci teniamo in modo particolare, però ecco, questa di oggi è una gioia straordinaria, io dopo 40 anni in casa condivisa con questo pubblico straordinario, l'entusiasmo di una città come Macerata, sinceramente mi ricordo. Quando tu orgoglio. Venisti a Macerata, mi ricordo mi dicesti più volte anche in conversazioni private che tu eri contento e ti sentivi, come dire, gratificato, sì, dall'essere stato preso dalla Maceratese. A me sembrava una fase di comodo, invece tu ci proprio pensavi che avresti ottenuto saresti entrato in questa situazione così particolare per il calcio maceratese. Io ero convinto che avremmo fatto comunque qualcosa di bello, di entusiasmante, non mi sono neanche mai immaginato di fare un campionato del genere, un grosso livello. Però ero convinto che potevamo fare qualcosa di importante. Allora, l'ultima domanda, e quindi sono particolarmente contento. Ho chiesto alla Tardella, resti a Macerata, prendi l'impegno pubblicamente, c'era anche il sindaco. Lei ha detto di sì, e solo per questo può prendersi 20 giorni di ferie, di vacanza. La domanda la faccio a te, adesso tu mi dirai, ci mettiamo vicino al tavolo, attorno a un tavolo, ma tu resti a Macerata? Ma io vado in vacanza 20 giorni con la dottoressa, quindi quando torneremo saprete come sì, ma la tua intenzione è che la tua disponibilità... Io vado in vacanza con la dottoressa. Vabbè, uno può andare in vacanza per divertirsi, ma l'idea di restare a Macerata... Adesso ci andiamo a divertire. Però sei un po' evasivo su questa risposta. No, sono come la dottoressa. Ma se ti fanno l'offerta, tu resti a Macerata o no? Ma se non me la fanno l'offerta, ma Enrico, parliamo del nulla. Sei un po' evasivo, va bene, ciao, grazie. Vabbè.